Si conclude oggi a Pescara la sala congressi dell'Hotel Esplanade la due giorni della quarta edizione del convegno nazionale di cardiologia. L'evento scientifico vede nel ruolo di presidente il primario della cardiologia della Casa di Cura Pierangeli, Stefano Guarraccini, e altri nomi di tutto rispetto. Si tratta di una due giorni a cui hanno preso parte oltre 150 relatori di rilievo provenienti da tutta Italia, esperti e punti di riferimento nei più diversi settori della disciplina cardiologica, tra di essi luminari del mondo scientifico come Carlo Pappone, opinion leader nell'elettrofisiologia interventistica. Dopo due anni di pandemia, con la inevitabile stasi conseguita, il convegno di cardiologia di Pescara rappresenta il congresso della rinascita per questa coincidenza storica. Si è fatto il punto sui cambiamenti avvenuti con dibattiti e approfondimenti e si è lanciato uno sguardo al futuro della ricerca scientifica e dell'organizzazione sanitaria in Abruzzo nel corso di una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di esperti, tecnici e politici regionali. Siamo con il presidente del congresso, il dottor Stefano Guarraccini. Quarta edizione, il titolo è eloquente, molto particolare: il cuore, un mare di onde difficili da cavalcare. Perché questo titolo? Beh, questo titolo perché le difficoltà che ci sono ancora tutt'oggi nel scoprire patologie occulte del cuore sono un po' come le onde del mare, sempre difficili e insidiose. Quali sono gli argomenti al centro del convegno? Gli argomenti sono tutti quelli che riguardano la cardiologia in generale, l'emodinamica, l'elettrofisiologia e lo scompenso cardiaco. Adotteremo tutti i punti più importanti della cardiologia con eminenze di fama nazionale. Quanti passi avanti sono stati fatti? Molti, molti. La cardiologia, attraverso la tecnologia avanzata, è una delle scienze mediche che sta facendo più passi negli ultimi tempi e quindi è riuscita ad allungare la vita media negli ultimi anni di ben 3-4 anni, quindi è una scienza in completa evoluzione. In particolare si è parlato poi, visti gli ultimi casi di morti improvvise e della importanza della prevenzione, soprattutto se in famiglia si sono già registrati dei casi. Insomma, bisogna tenere a cuore il proprio cuore, grazie alla prevenzione e a una diagnostica sempre più all'avanguardia. Il professor Carlo Pappone, opinion leader nella elettrofisiologia interventistica. La morte improvvisa è una situazione in cui il cuore si ferma improvvisamente. Solo nella metà dei casi è dovuto alla cardiopatia ischemica, quindi all'infarto. In un'altra metà dei casi è dovuta ad aritmie che sono all'interno del cuore. In genere sono codificate geneticamente, si concentrano in alcune famiglie e la morte improvvisa colpisce più membri della stessa famiglia. La vera difficoltà è di individuare questi pazienti a rischio di morte prima che l'evento si verifichi. Oggi ci sono sforzi enormi per identificare nel cuore di questi pazienti apparentemente sani quelle firme della morte che può verificarsi in qualsiasi momento. Oggi sappiamo che in alcuni punti particolari del cuore ci sono dei segni premonitori e se noi riusciamo a individuarli possiamo prevenire la morte improvvisa.